Ciao a tutti amori miei, ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta piccoletta ma piena d'amore. Mamma mia quanto mi siete mancati, da quant'è che non ci vediamo ieri. Oggi andiamo a fare un bel risottino. Ogni tanto il risottino ci sta, io lo adoro. Il riso lo mangio in tutte le maniere, fatto, rifatto, non controfatto, buttato per terra, mi piace tantissimo. Oggi vi presento il mio risotto asparagi, pancetta e pecorino. Davvero un piatto buonissimo, facilissimo e coloratissimo, vedrete. Allora, iniziamo con un pentolino sul fuoco pieno d'acqua. Andiamo a mettere prima le teste degli asparagi. Parto con acqua fredda, così che l'acqua mi si insaporisce degli asparagi e la potrò utilizzare per il risotto. Avrò quindi una specie di brodo all'asparago. Un pizzico di sale, ovviamente l'acqua deve essere insaporita. Allora, se partite da acqua fredda, una volta che inizierà a bollire basteranno 2 minuti e poi si possono togliere tutti gli asparagi. Se un po' rimangono nell'acqua non vi preoccupate, servono anche quelli. Ecco qua, adesso spegniamo il fuoco. Come vedete ho lasciato un po' di gambi a rondelline dentro, così mi si insaporisce bene l'acqua. Passiamo al resto. Allora, pentolino sul fuoco, mettiamo il riso a tostare. Io faccio 2 manciate per ogni porzione, così, quindi faremo 2 porzioni. 20 asparagi per 2 porzioni di risotto. Se volete un risotto super stellare, se ne volete uno buono, potete calare a 10 per 2 porzioni, ok? Mentre che il riso sta tostando, noi ci andiamo a soffriggere molto piano con un cucchiaio di olio extravergine e la pancetta. Otterremo la base per il nostro risotto. Invece di usare soltanto olio, useremo olio insaporito dal grasso della pancetta. Se volete togliere completamente l'olio, mettete guanciale. Per quanto riguarda la pancetta vale lo stesso discorso per il guanciale per una carbonara o amatriciana. Si fa soffriggere sì, ma a fuoco basso, in maniera tale che il grasso riesca a sciogliersi bene bene, si vada ad unire con l'olio extravergine di oliva. Se volete fare un lavoro più preciso, basta piegare, alzare un pochettino il pentolino, così che la pancetta da una parte si scioglierà e il grasso scenderà giù. Questo lo utilizziamo per metterlo in mezzo al riso. Allora, adesso il risotto è tostato. Come fate a capire se è tostato? Lo mettete in un palmo della, lo prendete con un palmo della mano. Se sentite che è bollente ogni singolo chicco, vuol dire che è tostato, e poi l'odore comunque sale. Andiamo a mettere il nostro grasso con un po', con una parte piccolissima di pancetta, così. Wow! E adesso continuiamo a tostare il riso, però con la parte grassa, che è il grasso della pancetta. Dopo 1 minuto vado a mettere la cipolla tritata. Non vi preoccupate della cipolla, perché tanto si scioglierà a fine cottura del riso. E continuiamo a tostare il tutto. Mamma mia che odori che salgono. Adesso iniziamo la cottura del nostro riso con l'acqua insaporita agli asparagi. L'acqua deve essere sempre calda. Il fornello della cottura del riso deve essere alto, così nasce la risottatura che voi avete visto tante volte nella pasta. L'acqua a contatto con il pentolino deve fare le bolle, quindi iniziamo con 3 mestolini e si gira, non ci si ferma mai. Dobbiamo far uscire l'amido dal riso, che è quella sostanza che ci rende cremoso ogni piatto. Il consiglio che do per tutti i risotti è: girate, girate, non vi fermate mai, non lasciate il pentolino lì da solo, perché più girate e più avrete un risotto bello cremoso. Ovviamente man mano che l'acqua evapora mettete altra acqua, 2 mestoli alla volta, così saprete gestire bene la cottura e la cremosità. Quando mancheranno 5 minuti alla fine vado a mettere gli asparagi, quindi le teste e i gambi tagliati a rondelle, così, bellezza atomica. E si mescola. Ecco perché li ho fatti al dente dentro l'acqua, perché poi li dovevo ricucinare in mezzo al risotto e non volevo un prodotto spappolato. Anche qui ovviamente il salto la fa da padrona, per forza, Adesso per me il risotto è pronto, ok? Quindi se rimane un pochino troppo duro al cucchiaio,
basta mettere un goccino di acqua e si risolve il problema. Per esempio, man mano che voi continuate a fuoco spento a girarlo, sentite che si indurisce troppo, fate come faccio io adesso, un goccino di acqua, così, e allentate un po' la presa, ok? Continuate così per un paio di minuti a fuoco spento, questo è importante. Lo togliamo dal fornello e andiamo a mantecare con il pecorino. Non metto burro, metto olio extravergine. Una volta lontani dal fuoco, mettiamo un cucchiaino di olio extravergine, pecorino romano, diciamo un paio di cucchiai, si deve sentire. Infatti è per questo che dovete stare attenti a mettere il sale nell'acqua, perché il pecorino spinge parecchio. Andiamo di mantecatura. Così, una volta che voi state mantecando, vi accorgerete che comunque il prodotto si fa un po' più duro, un po' più denso. Poi sta a voi se vi piace più cremoso, più liquido, all'onda. State a casa vostra. Io voglio una via di mezzo che non sia né denso né all'onda. Quindi continuo ad aggiungere un goccino di acqua alla volta fino ad ottenere la densità perfetta. Adesso andiamo al piatto. Ho scelto un piatto nero così che faccia da contrasto. Così. E andiamo a battere sotto per allargare un po' il contenuto, no? Adesso andiamo con un po' di pancetta croccante che avevo lasciato a parte, così, e sopra vado a mettere un po' di pepe grattugiato fresco, così, non tantissimo perché non deve essere piccante, e l'ultimo goccino di olio, così. Questa è la mia idea di risotto, asparagi e pancetta. Allora, cuccioli risottati, guardate qua che risultato! Guardate che risultato cremoso, croccante, bello piccantino con il pepe e con il pecorino. Ragazzi, il sapore è qualcosa di stupefacente, ve lo consiglio perché è anche bello a vedersi, ricco di colori. Allora, ditemi che questo non è un piatto che voi mangereste soltanto con gli occhi. Mamma mia, bello, cremosone, la cremosità è la cosa principale. E soprattutto è delicato, delicato, davvero delicato. Ho tolto il burro per fare la mantecatura, ho messo un cucchiaino di olio e il risultato è spettacolare. Per chi vuole una versione più pesante, casareccia da camionista, burro al posto dell'olio, guanciale al posto della pancetta, un medico al posto del digestesso. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta, spero che vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Grazie mille, condividete.